profonde emozioni, conosciute solo da chi vive la natura, attraverso una delle più antiche pratiche dell'uomo, la pesca. Sabato 24 e domenica 25 novembre a Bastia Umbra, Perugia, inaugurazione di Pesca Più, buffet e gadget per tutti, orario continuato dalle ore 9 alle ore 20. Pesca Più nasce per consentire ad ogni pescatore del mondo di immergere la propria anima in un luogo ricco di avventure e colori. Pesca Più ti aspetta in via Vivaldi 89 a Bastia Umbra, Perugia, telefono 338 8704 775. Vieni anche tu sabato 24 e domenica 25 novembre a Bastia Umbra, Perugia, inaugurazione di Pesca Più, buffet e gadget per tutti. Orario continuato dalle ore 9 alle ore 20. Carissimi dell'Umbria Vere di Giada, salve a tutti. Un nuovo appuntamento grazie a FITAV con l'eccellenza sportiva nazionale, il tiro a volo. In mia compagnia ho il presidente del settore giovanile, Christine Brescacin, e l'istruttore federale Giampaolo Micheletti. Iniziamo subito con il presidente del settore giovanile, Christine. Il 29 settembre si è svolta la festa dell'anno agonistico del settore giovanile. Com'è andata la giornata? Allora, la giornata si è svolta presso il campo da tiro Acqua Sparta Cascade le Marmore. La giornata si è svolta magnificamente, tutti gli atleti presenti si sono divertiti, d'altronde questo era l'obiettivo. Siamo stati onoratissimi di ospitare il presidente della FITAV Luciano Rossi, il presidente del CONI dell'Umbria Domenico Ignozza e tutto lo staff federale e nazionale settore giovanile, Alberto Di Santolo, Antonello Iezzi, Andrea Filippetti, Daniele Lucidi e il comandante Domenico Lufrano. Benissimo Presidente, io ho saputo anche che la giornata è stata totalmente sponsorizzata da professionisti che naturalmente non frequentano l'ambiente del tiravolo, ma sono appassionati del settore giovanile. Esattamente Giada, sono persone che sono appassionati dietro i racconti e tutte le avventure del settore giovanile e le imprese che svolge i ragazzi, e da qui si sono appassionati e hanno voluto contribuire a rendere questa magnifica, questa giornata magnifica. Benissimo, ringraziamo il presidente del settore giovanile, Christine Brescacin. Ora passiamo a parlare con l'istruttore federale Giampaolo Micheletti. Istruttore, come ha vissuto questa giornata del 29 settembre? Benissimo, una bella giornata con incontrare nuovamente i ragazzi che magari si sono incontrati durante tutta l'annata tiravolistica. Una bella organizzazione, un modo diverso di incontrarsi in pedana con lo scontrarsi con discipline non proprie per ogni ragazzo, per cui con punteggi strani, diciamo, però hanno rallegrato la giornata. È una bella manifestazione che magari serve anche per chiudere un anno di grandi vittorie. Benissimo, grazie istruttore federale Giampaolo Micheletti, e a tutti i miei amici dell'Umbria Verde dico di seguirci tassativamente, il settore naturalmente giovanile su Facebook, sotto la pagina settore giovanile FITAV Umbria. Try and cover up your face. I don't want.
and start to fly. Live in a daydream with angels like the weary eye. The daydream will finally bring you to the light. Daydream, it's not the way that everybody tries. Daydream, oh, I can see it in your eyes. Now you're locked behind a gate, inside a house you can't escape. They will carry you with hands above to a place you'll finally love. Live in a daydream with angels like the weary eye. The daydream will finally bring you to the light. Daydream, it's not the way that everybody tries. Vuoi migliorare il benessere psicofisico della tua persona? O ciò che fa per te? Studio medico Dottor Gino Ferroni, medicina estetica, epilazione laser, LPG, lipodren a infrarossi, fisioterapia, magnetoterapia, TECAR ultrasuoni, ionoforesi, TENS, laser, onde d'urto. Lo studio medico Dottor Gino Ferroni si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze numero 51. Telefono 075 800 1608. ferronigino60@gmail.com. Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Un nuovo appuntamento di medicina estetica insieme al nostro dottor Gino Ferroni. Oggi parleremo di liporiduzione non chirurgica. Grazie Giada per questo spazio, che continuo a ripetermi, concedi nella tua trasmissione, dove posso parlare delle varie modalità per migliorare non la patologia ma l'inestetismo che alcuni pazienti mi riferiscono, riguardante cellulite, riguardante adiposità localizzate e così via. Oggi parliamo di liporiduzione non chirurgica. Che significa? In passato, quando si trovava di fronte a un addome con cellulite, un addome con accumulo tessuto adiposo, si consigliava soltanto dieta, attività sportiva e poi si rivolgeva al chirurgo per la tipica liposuzione. Ci sono stati dei medici che hanno parlato anche di liposuzione non chirurgica. Secondo me è un termine sbagliato, perché la liposuzione viene fatta dal chirurgo plastico con una cannula dove si aspira. Per poter ottenere un risultato che possa aiutare i trattamenti che vengono fatti in questo campo, in questo inestetismo, accumulo sulla zona addominale, il medico, oltre a correggere l'alimentazione, consigliare uno stile di vita sano, consigliare dei macchinari, utilizziamo molto la radiofrequenza, utilizziamo molto le onde d'urto, il medico a volte, e io spesso intervengo alternando a queste metodiche, una metodica che io chiamo liporiduzione, perché vado ad iniettare nella zona interessata una sostanza che non è altro che lo ialuronato di sodio, un nome difficile, non mi soffermo sulla chimica o biochimica del prodotto, e contiene anche un complesso peptidico, che non sono altro che delle catene di aminoacidi, che non fanno altro che stimolare la zona. Faccio l'esempio, come voi già mi conoscete, molto molto banale. Io mi trovo con delle palline da ping pong molto strette e piene di tessuto adiposo, di grasso. Si sono ingrandite, sono diventate palline da tennis, molto strette. Se io su questa zona, su queste palline, inietto delle sostanze che sciolgono i grassi, chiaramente la persona che farà un po' di attività sportiva o farà altri trattamenti estetici, sarà più facile per questa pallina di grasso ridurre il proprio volume ed eliminare gli acidi grassi che verranno poi utilizzati dall'organismo per la propria energia.
Ora facciamo vedere in pratica come avviene il trattamento. È molto semplice, un po' di fastidio ci sarà, ma è molto semplice. Si usa una siringhina che contiene all'interno già il prodotto, sono preparati, un ago molto sottile. Ho fatto già la quadratura della zona e vi faccio vedere e farò vedere come avviene il trattamento. Puoi mostrare un attimino il prodotto, è già all'interno, arriva già preparato in questa maniera. Ho fatto la quadrettatura in modo da distribuire in modo uniforme il prodotto, in modo che anche dopo, quando si interverrà tra una settimana con altri macchinari, avremo una precisa diminuzione e progressiva diminuzione del tessuto senza creare degli avvallamenti. Andiamo avanti. Quadra bene la zona perché vedrai la semplicità del trattamento. Eccolo qua. Chiediamo alla nostra paziente se è doloroso. Ecco. Non è che l'abbiamo prima trattata con anestetici locali, niente, Io inietto pochissimo, vado ad una profondità che va dai 12 ai 14 mm. Questa sostanza in parte attira acqua, quindi queste palline, scusatemi se lo ripeto, da tennis che stanno all'interno, che sono piene di tessuto adiposo, che sono vicino l'una all'altra, questa è una sostanza attira liquidi e quindi le distanzia leggermente una dall'altra. Poi l'altra sostanza le scioglie leggermente. Quando la paziente andrà in palestra, l'organismo da qui deve prendere l'energia, da questi acidi grassi che io voglio far fuoriuscire da queste cellule. La pallina da tennis piano piano ritorna nel volume della pallina da ping pong, si riduce il volume, si riduce l'inestetismo. Andiamo avanti piano piano. L'importante è non forzare. Come puoi vedere, Giada, non c'è sanguinamento, assolutamente, sia perché l'ago è sottilissimo, ma anche perché il tessuto adiposo che si accumula in queste zone è talmente denso, le palline sono talmente ravvicinate che hanno compresso e stanno comprimendo anche i piccoli capillari, quindi non arriva neanche ossigeno. Molto spesso una delle cause principali per cui questa zona porta la paziente al chirurgo è perché non riusciamo a ristabilire un'adeguata circolazione, non portiamo ossigeno. Io qui porto ossigeno e riduco. Ho finito il trattamento. Eccoci, non senza un po' di fastidio, neanche glielo chiedo perché sicuramente mi risponde di sì. Però il dolore? Come dolore c'è stato? No, dolore. Ecco, un piccolo aghino, ma se consideriamo che questo, il diametro di questi aghi è lo stesso degli aghi che si usano per fare insulina. Quindi pensiamo che sono piccolissimi, insomma, ecco, un po' di fastidio, non crea ematomi. Può andarsi tranquillamente in palestra, può fare tutto e a distanza fra una settimana farà una radiofrequenza, gli faremo una radiofrequenza o gli faremo un'onda d'urto e fra 15 giorni rifacciamo il trattamento. Ecco qua. Benissimo, noi ringraziamo il dottor Gino Ferroni per la sua medicina estetica. Vi ricordo che il dottor Gino Ferroni si trova in via Firenze numero 51 a Bastia Umbra, telefono 075 800 16 08, cellulare 335 43 45 84. Il centro estetico Progetto Immagine, oltre al solarium, lettino e doccia, è all'avanguardia per quanto riguarda trattamenti di manicure, pedicure, trattamenti viso, ricostruzione unghie, trucco sposa, depilazione temporanea e definitiva e anche centro di dimagrimento.
Il centro estetico Progetto Immagine si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze numero 51, telefono 075 80 11 351. Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Un nuovo appuntamento con Conf Contribuenti Italia. Un ringraziamento va al delegato responsabile di Perugia, l'avvocato Diego Florio. Oggi con l'avvocato parleremo di stalking. Novità, avvocato? Novità, sì, vengono dalla Cassazione, perché è una materia riformata a livello normativo abbastanza recente, insomma, poi è stato anche divulgato piuttosto bene anche tramite i media, per cui è una materia che sta, diciamo, evolvendo nel senso di tutela logicamente delle vittime degli stalker. Lo stalking, lo sanno tutti, è praticamente il reato di persecuzione, di atti persecutori, che normalmente viene perpetrato da ex amanti, coniugi, eccetera. In ogni caso, se appunto la normativa già aveva provveduto a punire molto più severamente e a perseguire anche in via preventiva questo tipo di reato, adesso questa sentenza della Cassazione ha ancora più migliorato, insomma, la tutela, come dicevo prima, e quindi in pratica il principio che viene stabilito è che ancora più a stringere, è che adesso praticamente non viene più tollerato nessun tipo di atto persecutorio, quindi sia a livello proprio comportamentale che temporale. Comportamentale perché vengono comunque sanzionati tutti i tipi di atteggiamenti che possano ingenerare nella vittima uno stato di ansia e timore al punto tale che di fargli comunque modificare il comportamento, cioè di condizionarla. E a livello invece temporale significa che comunque basta anche che uno o più atti vengano comunque si verifichino nell'arco della stessa giornata per poter concretizzare questo tipo di reato. Avvocato, che differenza c'è con le molestie? Il reato di molestie è una contravvenzione. Allora, anche nel gergo comune la contravvenzione normalmente si attribuisce a quella che si prende con la macchina, il divieto di sosta o quant'altro. In realtà la contravvenzione in senso stretto è un tipo di reato, perché il reato è di due tipi, delitto o contravvenzione. Quello di stalking è un delitto, quindi è un reato più grave. Quello di molestie è una contravvenzione, un reato, diciamo, meno grave, minore. Ma quello di molestia è un reato, diciamo, più semplice dal punto di vista delle modalità con cui deve verificarsi, perché può essere fatto sia personalmente, in pubblico o meno, comunque per telefono, e basta, insomma, che venga recata una molestia, un disturbo senza motivo o per biasimevole motivo all'altra persona. Per lo stalking abbiamo detto già prima, insomma, che deve concretizzarsi in atti un pochino più importanti e condizionanti. Avvocato, ma come ci si difende legalmente? Beh, vabbè, dallo stalking in entrambi i casi è ovvio che la prima cosa da fare è fare una denuncia, una querela alle autorità, alle forze dell'ordine, insomma. E poi, ecco, in base alla normativa che dicevo prima, è possibile finalmente ottenere già in via preventiva provvedimenti che servano ad allontanare, comunque a tenere a distanza il persecutore. O la persecutrice che sia, in ogni caso, e quindi già prima che venga si svolga il processo e si arrivi a una sentenza, che condanni o meno, si possono ottenere già provvedimenti che comunque tutelano la vittima e quindi la rendono, diciamo, immune, almeno sulla carta, dal persecutore. Benissimo, ringraziamo il delegato di Conf Contribuenti Italia Perugia, l'avvocato Diego Florio. Vi ricordo che Conf Contribuenti Italia Perugia si trova in via Cartolari numero 25 a Perugia, telefono fax 075 76 11 397, confcontribuentiitalia.perugia@gmail.com. Inoltre voglio ringraziare l'azienda Marco Migni qui di San Sisto, Perugia, che ci sta ospitando per
fare Conf Contribuente Italia Perugia insieme al nostro avvocato Diego Florio. Salve a tutti. Continuiamo di nuovo il viaggio all'interno dell'azienda Marco Migni e in mia compagnia ho la responsabile dello showroom, Mariella Marchesini. Ci troviamo presso l'ambiente bagno e a Mariella chiediamo qual è il fiore all'occhiello che la Marco Migni propone ai propri clienti. Buonasera innanzitutto. Allora, secondo me il fiore all'occhiello è, prima cosa, la professionalità e la gentilezza, penso, e dei professionisti veramente validi che mi affiancano e poi la nuova sala mostra, il nuovo showroom che è articolato molto bene, molto spazioso e molto luminoso e dà la possibilità di far vedere a tutti i clienti un ambiente bagno realizzato come può essere nell'ambiente casa. Dove poi praticamente facciamo vedere anche degli ambienti già realizzati, nei pannelli ci sono dei folder dove praticamente si vede anche l'ambientazione di un bagno realizzato e noi con i miei colleghi possiamo tranquillamente farvi vedere un bagno realizzato in base ai prodotti che voi poi sceglierete, realizzato in 3D in modo da poter vedere come effettivamente è nell'ambiente vero. Abbiamo anche la possibilità di avere chiavi in mano, che è un nostro punto anche di forza, dove con dei validi professionisti ci avvaliamo di un servizio che ha la possibilità di dare al cliente finale chiavi in mano, appunto perché in pratica abbiamo idraulici, pavimentisti, un'impresa che praticamente dà la possibilità di darci spazio per far sì che poi non deve pensare niente al cliente, ma di avere tutto compreso un appartamento finito. E, ecco, in questo spero che siamo il nostro punto di forza, come dici tu, praticamente dando un servizio completo cerchiamo di alleggerire il cliente a non pensare niente praticamente perché pensiamo tutto a noi, deve solo insomma praticamente scegliere i materiali. Benissimo, quindi una sola parola, la Marco Migni, un pool di professionisti. La Marco Migni si trova a San Sisto, Perugia, in via Dottori numero 70, 075 528 0478, info@marcomigni.it. Ho lavorato negli ultimi anni inseguendo un unico obiettivo, cambiare le regole del gioco in un settore dove tutti stanno fermi ad aspettare. Mi chiamo Francesco Mencarelli e il mio metodo si rivolge ai colorifici ma non parla di prodotti, perché nessuno oggi ha bisogno di nuovi prodotti. Il colorificio deve acquisire e fidelizzare i clienti, aiutare le imprese a raggiungere il successo ed offrire al privato un'esperienza unica di scelta colore. Paint Academy è l'unica strada per il successo del colorificio che ha a cuore i propri clienti. Lavorato dai Norcini con mani sapienti e cura paterna. Stagionato nei luoghi dove l'aria e l'umidità lo rendono unico ed inimitabile. Controllato in ogni fase della lavorazione, come solo un padre sa fare.
Questo è il nostro prosciutto. Prosciutto di Norcia, IGP. Sappiamo come farlo, da sempre. Amici carissimi dell'Umbria Verdigiada, salve a tutti. In nostra compagnia abbiamo Paolo Simoni, uno dei produttori del consorzio Tutela IGP Prosciutto di Norcia. Paolo, quanto è importante essere all'interno di un consorzio Tutela? È importante perché comunque il consorzio favorisce quello che è la territorialità e quindi è un valore aggiunto per quello che riguardano le produzioni, quindi dato che l'areale di produzione, nel caso specifico parliamo del consorzio del prosciutto di Norcia, è nei comuni di Norcia, Cascia, Preci e Poggiodomo, quindi insomma da un punto di vista storico riconosce al territorio insomma l'importanza della sapienza norcina, per cui siamo riusciti a attraverso la riunione di tutte le aziende a implementare questa che è insomma poi l'idea del consorzio di promuovere il nostro prodotto e quindi di promuovere innanzitutto il territorio. Simoni, 2016, una data da ricordare, una data da dimenticare. Ha portato delle mancanze nel prosciuttificio? Fortunatamente, come succede sempre nei casi di questo tipo di disagio, c'è stato nella zona anche il terremoto del 97 e per cui a seguito di quello abbiamo fatto degli interventi, come hanno fatto anche altri, di sostenibilità sismica, quindi abbiamo fatto degli interventi sismici proprio per cercare di prevenire ulteriori disagi da questo punto di vista. E penso che il terremoto che c'è stato, che comunque era impossibile prevedere, quantomeno per l'entità, almeno per quello che riguarda la mia struttura, siamo riusciti a sopportare bene quantomeno il terremoto, insomma, quindi questa magnitudo. E oggi abbiamo dei danni che però comunque ci permettono sempre di poter continuare a lavorare e quindi dare impegno sul territorio, dare lavoro e insomma contribuire al consorzio. Lavorato dai Norcini con mani sapienti e cura paterna. Stagionato nei luoghi dove l'aria e l'umidità lo rendono unico ed inimitabile. Controllato in ogni fase della lavorazione, come solo un padre sa fare. Questo è il nostro prosciutto. Prosciutto di Norcia, IGP. Sappiamo come farlo, da sempre. Comitato per la vita Daniele Chianelli. Aiutaci a sostenere e a contribuire alla guarigione di malati, adulti e bambini che improvvisamente si ammalano di tumori, leucemie e linfomi. Per un futuro senza malattie, sostieni la ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 al Comitato per la Vita Daniele Chianelli. Codice fiscale 9403 54 70 544. Comitato per la Vita Daniele Chianelli, Associazione Onlus per la ricerca e la cura delle leucemie, linfomi e tumori di adulti e bambini. Via Martiri 28 marzo numero 29 06 132 Perugia. Telefono 075 528 9822. www.comitatodanielechianelli.it. Dona il tuo 5 per 1000 al Comitato per la Vita Daniele Chianelli. Thank you.
Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Mi trovo presso il comitato Daniele Chianelli e in mia compagnia oggi ho Silvia Regnicoli, una delle estetiste, per poter far star bene le nostre pazienti. Silvia, innanzitutto il ruolo effettivo che fai all'interno del comitato Chianelli. Sono al servizio delle pazienti oncologiche con il trucco, il massaggio, le carezze al viso, le mani, i piedi, tutto quello che può coccolare la paziente oncologica, tutto quello che può risollevare la sua autostima in un momento in cui è facile perdere la propria identità. Silvia, qual è la reazione che ha la paziente? La paziente si sente sostenuta, si rilassa, raggiunge con alcuni momenti trascorsi insieme un equilibrio, una serenità che naturalmente in questa parentesi di vita è facile perdere. Silvia, allora tu vai naturalmente ad aiutare proprio le pazienti donne. Naturalmente questa malattia colpisce proprio le donne nello stato comunque sia fisico e mentale. Come reagiscono quando si pongono a te per la prima volta? Normalmente sono piuttosto spaventate e qualche volta anche un po' diffidenti, ma subito si rilassano e sono felici di partecipare a questo momento così anche giocoso, perché è importante non concentrarsi assolutamente solo sulla malattia, ma ritrovare una nuova spinta, un nuovo modo di vedere le cose. Bene, io ringrazio Silvia Regnicoli. Vi ricordo che Silvia Regnicoli è una delle estetiste del centro del comitato Daniele Chianelli. Io ringrazio di nuovo Silvia per la sua bontà. E soprattutto ringrazio il comitato Daniele Chianelli. Un'altra vita mi darà.